Uomini e donne, Luca Dafré ha scelto Alessandra. Poche ore fa si è tenuta la nuova registrazione di Uomini e donne, puntata che andrà in onda in questi giorni su Canale 5. L'attenzione è stata tutta per il tronista Luca Dafré, che ha fatto la sua scelta. Nonostante sia l'ultimo arrivato sul trono, il giovane pare aver già le idee chiare, visto che ha deciso di uscire dal programma, insieme ad Alessandra. E, proprio lei la sua scelta. Una scelta che è avvenuta in modo anomalo. Luca, infatti, non ha neppure fatto entrare in studio le altre due corteggiatrici Camilla e Alice. Ha dichiarato di volerle incontrare, solo successivamente in camerino, per comunicare loro che non sarebbero state scelte. In studio è stata invece chiamata Alessandra, la quale certo non si aspettava che il tronista scegliesse in questa registrazione. È stata fatta accomodare sulla sedia rossa, e così ha scoperto di essere la scelta di Luca. La ragazza ha detto subito sì, e i due si sono baciati, sotto la classica cascata di petali rossi. Prima di salutare tutti, come promesso, Luca è uscito dallo studio, e ha raggiunto Camilla e Alice in camerino. Ha spiegato loro le motivazioni della sua decisione. In attesa di vedere in onda il momento della scelta di Luca, si è venuti a sapere che nella prossima registrazione dovrebbe scegliere pure Nicole Santinelli. La tronista è rimasta con i due corteggiatori Andrea e Carlo. Chi sceglierà tra i due? Dovremo aspettare solo qualche ora per scoprirlo. Nella recente registrazione si è parlato anche del trono over. C'è stato ancora un momento di tensione tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Tutto sarebbe nato nel momento in cui Gemma si è lamentata del fatto che Elio ha messo sul suo profilo di WhatsApp una immagine di lei con Tina e Gianni. Ecco che la Cipollari ha colto la palla al balzo per fare il suo show. Sempre in questa puntata, Riccardo Guarnieri è tornato a Centro Studio, insieme ad una dama con cui è uscito a cena. Pare che le cose non siano andate bene, tanto che i due hanno deciso di chiudere questa conoscenza, non senza discussioni. Sono arrivati due cavalieri per Carla e Gabriella, ma nessuna delle due dame li ha tenuti. Per il momento le anticipazioni finiscono qui. Da segnalare che, al contrario di quanto uscito nei giorni scorsi, Uomini e donne non chiuderà in anticipo, ma proseguirà la stagione sino alla fine di maggio. Lo ha confermato Raffaella Mennoia su Instagram, mettendo a tacere le voci che parlavano di una chiusura anticipata del programma, già il prossimo 12 maggio. Non sarà così. Quindi, queste non saranno le ultime registrazioni. Detto questo, contenti della scelta di Luca? Chi sceglierà invece Nicole? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.